Appuntamento con infosalerno.it, le notizie in breve dalla provincia di Salerno. Buone notizie per il comune di Sarno, in arrivo oltre 5 milioni di euro di fondi PNRR che serviranno per il completamento della rete fognaria. Aperto un nuovo sovrappasso pedonale ad Angri, località Palmentelle, un'infrastruttura voluta da Rete Ferroviaria Italiana che permetterà alle persone di attraversare la linea ferroviaria Napoli-Battipaglia in piena sicurezza. Aumenta il costo dell'energia elettrica e il comune di Altavilla Silentina spegne l'illuminazione pubblica notturna incrementando i controlli della polizia. A Ponte Cagnano Faiano 30 percettori del reddito di cittadinanza hanno iniziato un percorso di lavoro a disposizione degli uffici del comune. 3 saranno destinati alle attività manutentive e alla cura del verde, 5 alla gestione della segnaletica stradale, 6 al miglioramento degli archivi edilizi, 8 alla riqualificazione ambientale, 8 alla manutenzione degli edifici pubblici. A Montesano sulla Marcellana hanno preso il via i lavori sulla ex scuola di Perillo di Tardiano, che consistono in miglioramenti e sistemazioni edilizie. La destinazione dell'immobile sarà dedicata ad una casa aperta per tutti gli amici della montagna. Il comune di Montecorvino Pugliano mette a disposizione dei cittadini 4 contenitori dedicati alla raccolta dell'olio esausto da cucina prodotto dalle famiglie. Verranno distribuiti in via Sardegna, a Bivio Pratola, in via Diez, a Montecorvino Pugliano, su corso Tommaso Lamberti, località Santa Tecla, e presso l'isola ecologica, in località San Vito. Sono stati approvati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali i progetti esecutivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza di Area Sociale presentati dall'ambito S011 con Nocera Inferiore come comune capofila. 2 finanziamenti triennali di 212.000 euro e di 715.000 euro.